Buongiorno fanciulli e buongiorno fanciulle. Prima dell'interattivo di questa sera volevo realizzare il nostro video passato, presente e futuro. È un video breve, non è assolutamente legato alla giornata di oggi, lo potete ascoltare quando volete, ha validità dal momento in cui lo ascoltate. Allora, selezioniamo le nostre classiche, canoniche, abituali tre carte. Dovesse servirne un'altra, la prenderemo. Le posizioniamo a scaletta per far sì che dal passato al futuro ci sia un lento movimento in discesa, quindi facilitare il nostro scorrere verso la meta. Eliminiamo gli ostacoli, però fate attenzione al gradino, perché c'è comunque un gradino. Allora, nel passato, quest'oggi, un'energia molto intensa, di una situazione irrisolta, ma da tantissimo. Perché questo è un passato di anni e voi siete tuttora, per quanto si stia chiedendo del passato, poi vedremo, focalizzate e focalizzati verso questa situazione qui. È davvero un chiodo fisso e qui non funziona il chiodo scaccia chiodo, assolutamente. Non scacciate nulla. Qui il problema grande è che è come se voi, continuando a rimanere proiettate, proiettati verso questo qualcosa di irrisolto, trascinaste con voi tutti i futuri orizzonti possibili di realizzazione della vostra vita. State strappando dalla vostra realtà pezzi, cioè come se voi con una mano steste tirando indietro ciò che invece vi vuole proiettare verso una condizione di apertura. Tanto è vero che questa focalizzazione verso il vostro passato si concentra tutta in un punto, quindi poi alla fine vi chiude e vi limita. Il futuro alle vostre spalle si dirama, si apre. È vero che questa è la fonte e questa è la foce, e quindi poi probabilmente per voi è molto più importante recuperare il perché della fonte, ma è anche vero che la vita vi conduce nella direzione della foce. Tanto è vero che ci saranno nuove occasioni, nuovi amori, nuove collaborazioni, nuovi lavori, a seconda di che cosa stiamo trattando e di cosa stiamo parlando. Però dovete seguire il corretto, diciamo, ordine, degli eventi. Tappa dopo tappa, l'acqua torna ad essere ghiaccio sulla montagna prima di sciogliersi e dar vita alla sorgente, ma deve passare attraverso poi, le montagne, le vallate, il mare, evaporare, tornare pioggia. Cadere sulle montagne, ghiacciarsi e nuovamente il ciclo va avanti. Ecco, il problema grande è che voi vorreste recuperare la sorgente, la stessa dalla quale avete preso le mosse, tornando indietro e non avete concluso la dinamica karmica. Perché poniamo anche che questo passato vi abbia fatto incontrare la persona a voi più affine, quella che proprio vi completa, che vi realizza. Nel tormento e nella gioia, perché questa non è stata una situazione facile. Voi potete anche tornare a lei, ma sempre il cerchio dovete chiudere. Non si può tornare indietro. Si può rinascere, ma non si può retrocedere all'incarnazione passata. Cioè, non potete tornare ovulo e recuperare l'incarnazione passata. Cioè, potete fare una nuova esperienza di vita a fine incarnazione, rinascendo di nuovo, ma c'è sempre comunque una direzione da seguire. E nel presente cosa abbiamo? Beh, guardate qui. Ora, due possibilità: comprendere questa cosa e quindi assecondare gli eventi potrebbe portarvi nell'oggi, o vi ha già condotto magari, proprio a recuperare quella parte che per voi è la fonte. Però potrebbe anche darsi che nel presente ci sia la vera occasione di amore, ricambiato e da ricambiare, e che la vera persona che vi corrisponde vi rispecchia e in voi si specchia, proprio identica a voi, fusa con voi e confusa come voi. Questa occasione magari la state perdendo perché guardate nella direzione sbagliata, perché voi prima di incontrare il punto di arrivo avete scambiato la fonte. Perché poi il viaggio da noi a noi, questo cerchio che si chiude, è proprio da quel punto a quel punto. Però un conto è la partenza, un conto è l'arrivo. Quindi voi avete memoria solo della partenza. E poiché la vostra anima sente che quella partenza corrisponde all'arrivo, cioè che tutta l'esperienza che farete vi riporterà a voi stessi realizzati e completi,
Questo potrebbe anche essere l'amor proprio, non per forza l'amore per una persona. Fatto sta che voi, guardando nella direzione sbagliata, non state notando che davanti a voi c'è ciò che cercate veramente, perché magari non ne avete ancora fatto reale esperienza e avete scambiato per la vostra destinazione tutte le varie partenze che nel corso di questa incarnazione avete vissuto come inizi idilliaci di amore importanti. Potrebbe essere questo. Potrebbe essere ritrovare se stessi, abbandonando ciò che vi trattiene. Amare se stessi, partire dall'amor proprio per poi amare il tutto e sentirsi parte del tutto. Fatto sta che il presente è foriero di benedizioni e addirittura sembrerebbe sbeffeggiarvi un po', tipo con la mano che vi busta dietro la schiena, vi vuole dire: cucù, guarda che io sto qua, cioè tu mi cerchi nella direzione sbagliata, trovami, guarda, eccomi, no? Lo vedi? Sono dietro di te e tu guardi in una direzione che non c'entra assolutamente niente con ciò che devi raggiungere, con ciò che tu sei, con ciò che noi siamo. Quindi, il futuro. Beh, il futuro è bellissimo. Allora, da un trapezista ad un altro trapezista, da una trapezista ad un'altra trapezista. Perfetto, non scioglilingua, ci siamo capiti. Sto trapezio è difficile da dire. Voi siete talmente accaniti nel voler tornare indietro che proprio non mollate la presa, che a un certo punto, questo qui, questa qui, che nel vostro presente già vi vede, perché lui vi vede di spalle. Voi non lo vedete perché appunto siete di spalle rispetto al suo volto, no? E vorrebbe dirvi: e girati verso di me, guarda che sto qua, ma che stai a combinare? A un certo punto verrà da voi, proprio vi prende con prepotenza, di forza, e vi strappa da quello che state facendo. Questa è una cosa meravigliosa comunque, perché è divertente. Voi immaginatevi la scena. Abbiamo passato, presente e futuro e abbiamo questi due personaggi che dovrebbero nel presente stare in questa posizione qui, proprio occhi negli occhi, mani nelle mani, amore proprio ricambiato, gioia infinita, ah, felicità, pagamento, ricchezza, benedizione, tutto, cioè, avete vinto la lotteria. Ma lui o lei è girato così, dall'altra parte, non guarda qui, guarda di qui, e continua ad accanirsi nel guardare di qui, freccia, no? Vedete? Allora questa che fa? O questo? Aspetta, lo chiama, fischia, gli busta dietro la schiena, gli comincia a fare bubussette. Questo non si gira e a un certo punto sai che faccio? E te sei legoccio, ti prendo e ti porto via, come canta Vasco. Vengo, ti prendo e ti porto via. Allora mi viene una curiosità e a questo punto vediamo cosa ci vogliono dire. E dove lo vuole portare? Effettivamente. Quindi avremo la conferma di questo presente. Allora, eh sì, guardate, a parte la conferma, diciamo, scopa, che non è un invito e non è un verbo, non è la benedizione di cui parlavamo, ma il gioco di carte. È questo il punto. Da qui a qui, cioè, guardate voi quattro carte cosa hanno fatto. Abbiamo detto che il punto di partenza del cerchio è il punto di arrivo dell'esperienza. Stessa situazione, ma cambia tutto. Questo è ciò che dovrebbe essere. Questa è la condizione di stress. Qui non ci siamo giunti, io ti devo sottrarre, tirar via, portar via per farti vivere questa situazione, farti scontrare con il presente. Ecco perché la condizione di stress. E poi mi torni al punto di partenza. No, vabbè, oggi sono felicissima quando succedono queste cose, quando poche carte ci parlano in maniera così chiara. Ecco, secondo me avviene proprio il miracolo della simultaneità, no? Della sincronicità, del chiedere non casuale, ma causale. Le risposte arrivano e non servono neppure milioni di lame, assolutamente nessuna pugnalata. Fatemi sapere, perché questa è una lettura bellissima. Magari voltatevi o voltate pagina, che ne sapete? Un bacio.